Ok, grande Franci, ci rivediamo dopo un po' di tempo, siamo qua a Campione d'Italia per questa World Cup. Allora, prima di arrivare qua, cos'è che hai combinato di bello? Beh, abbiamo avuto un bel mese tanto in giro. E, prima siamo andati su a Brest per il campionato europeo GVA Free Fly Slalom Freestyle, Surf Freestyle. Sono stati 4 giorni molto tosti perché ha piovuto tanto, ha avuto condizioni variabili, vento leggero, vento forte, un po' di tutto. E abbiamo fatto il primo giorno un po' di surf free fly slalom, dove sono riuscito a fare una finale dove ero secondo, e, pochissimi centesimi al primo, davvero lì ho detto cavolo, ce la posso fare. E poi il giorno dopo ho iniziato il freestyle dove è andato molto bene, stavo migliorando di hit in hit, sono riuscito ad arrivare in finale. Purtroppo quella giornata di pomeriggio l'organizzatore ci ha fatto slittare la finale all'indomani, quando c'erano condizioni bellissime, sono andato in acqua per una super session con la 4 metri a fare di tutto di più, a provare tripli e altro, ero molto gasato, carico. L'indomani mattina abbiamo fatto la finale dove il vento però è un po' calato, un po' rafficato, e l'ho fatto con la 4 e mezzo, un po' giusto giusto. Ero secondo anche lì, fino dopo una prestazione di Bastian Escoffet incredibile, ero secondo fino all'ultimo trick, perché abbiamo un nuovo formato lì che andiamo trick by trick tutti, dal primo all'ultimo, un po' tipo kite freestyle. Ed ero secondo fino all'ultimo, però poi non sono riuscito a chiudere proprio sulla tromba un Rad 7 che mi avrebbe magari portato addirittura anche alla vittoria, invece al contrario gli altri due hanno chiuso 2-9 e sono scivolato al quarto posto in freestyle. Comunque contento della mia prestazione, adesso che ce la posso fare. E invece in free fly slalom ho continuato la mia striscia, diciamo, di successi, di positività. Infatti anche un'altra finale ci siamo ritrovati, eravamo in 10 in finale, 7 over early, e solamente io e Scofetta e un altro eravamo gli unici giusti, siamo riusciti a fare una finale praticamente in 3, un match race, e lì sono divertito un sacco, ho fatto un altro secondo posto. Poi ero in un'altra finale, l'avevo vinta praticamente, perché avevano aggiunto un salto alla fine, non c'era più vento, io ero primo avanti luce, ho fatto questo saltino e mi ha morto il vento. Quindi avevo l'arrivo a 20 metri e l'ho dovuta fare praticamente a nuoto. Gli ultimi 20 metri, da primo sono detto settimo, però per fortuna era uno scarto e niente, sono riuscito ad arrivare al secondo anche nel free fly slalom, quindi vice campione europeo di free fly slalom, sono molto contento di aggiungere questo al mio palmarès. Già quest'anno stai mettendo in carniera diverse cose, insomma, già sei qualificato per andare a Bali. Sono già qualificato a Bali, appunto, grazie al mio secondo posto l'anno scorso al ranking finale del mondiale. E adesso mi trovo, ho fatto il campionato europeo in Grecia. Dopo Brest mi sono andato alla Defi, giustamente da lì era un pit stop forzato, però onestamente è un'esperienza che non avevo mai fatto e che ripeterò l'anno prossimo senza ombra di dubbio, perché è più che un evento è una festa dello sport. Vedere così tanta gente mettersi in gioco e divertirsi, anche in condizioni che uno non direbbe mai. Noi in 3 giorni di regata, un giorno siamo stati fermi tutto il giorno perché era troppo forte, c'erano 45 nodi di media e 50 di massima, e nemmeno le barche del recupero potevano uscire, e quindi è stato molto challenging, come si può dire. Io ho fatto la regata con la 3 metri, io di solito sono famoso per la mia 6 e mezzo, la mia 6 e mezzo Gold Wing è quella che uso tutte le regate in tutti i venti. Per la prima volta lì ho provato la 4, ma non tenevo nemmeno quella, e mi hanno, per fortuna, lo standard ready, mi hanno prestato una 3 metri che non ho mai usato in vita mia, nemmeno per fare freestyle, e in quella occasione l'ho usata per fare race, quindi ho pensato un pochettino la pazzia. La condizione. Il risultato non è arrivato quello che pensavo, ma è una gara particolare. È una gara particolare, bisogna essere settati bene, io non I sapevo quanto sono lunghi. Mi sembra 10 km. 10 km andare e 10 a tornare, andare, esatto. Sono mezz'ora di regata dove si parte tutti insieme a coniglio e vai e torni. Una cosa che una gara tutti insieme, quanti eravate? Erano circa quasi 400, 380 wing. È ancora più allucinante, sono rimasto un giorno in più per la Defica e Windsurf, 1400 partecipanti in una linea sola. È una vera da brivido, davvero. È un'esperienza che mi piacerebbe fare anche in Windsurf l'anno prossimo, dire la verità. Vedremo se riuscirò a farlo. Sono qui al lago per allenarmi per la mia prima tappa mondiale di quest'anno, di questo circuito, che sono mancato la prima a Abu Dhabi perché ero impegnato per il GVA, Capo Verde. Ho mancato la prima, mi è un po' dispiaciuto, però sono strafelice di essere qui con ben 77 partecipanti da credo di aver capito 22 paesi diversi,
qualcosa del genere. Sono americani, ci sono thailandesi, Hong Kong, sudafricani, australiani, c'è di tutto. È una vera World Cup. È una vera World Cup, la prima vera World Cup, onestamente. E quindi far parte di questo già. Mettermi in gioco e sono strafelice di questa gara. Un po' sfortunati con il vento, siamo già al secondo giorno qui, ieri non abbiamo fatto nulla, oggi siamo riusciti a fare una long distance in vento abbastanza sostenuto, dicevano 11-16 nodi, però molto rafficato, molto storto. Abbiamo portato a casa una prova, sono molto contento del mio terzo posto, con qualche piccolo rimorso perché la velocità c'era, la bolina c'era, la poppa c'era ancora meglio del solito. Finalmente ci sono i traversi grazie all'allenamento della Defi. Giravo sempre la boa secondo, attaccato a Matisse, che è adesso l'uomo da battere. Che sotto, tra parentesi, è l'unico a batterlo in tutto l'anno. L'anno scorso qui a Campione, ancora non c'è nessun altro che l'ha battuto. E quindi spero di rifarlo adesso qui. Ha avuto una bella battaglia contro anche Nico Spano, che sta andando molto forte ultimamente. Ci stiamo allenando tanto anche insieme. Sono stato in Sardegna, adesso lui è venuto qua qualche giorno prima, e quindi c'è la battaglia di io e Nico, proprio prua e poppa all'arrivo, e con Matisse giusto una tavola davanti a noi. Quindi sono contento e confidente che nei prossimi giorni, se arriva il vento, potremmo giocarcela tutti insieme, assolutamente. In bocca al lupo allora. Grazie mille. Grazie mille per la disponibilità. Ciao a tutto il pubblico. Ciao, di Wing Foil News. Esatto, ma le sai tutte, grandissime. Ciao.